Ciao ragazzi, eccomi alla seconda lezione sulla programmazione sotto VBA in Project. Oggi ho deciso di mostrarvi quello che è un progetto realizzato ovviamente per uno specifico cliente, all'interno del quale tramite Project siamo andati a connetterci a un DB SQL Server e siamo andati a prelevare informazioni dal DB per poterle caricare nell'elenco delle risorse di Project. Nello specifico, il cliente aveva la necessità di andare ad aggiornare l'elenco delle risorse di Project andandole a prelevare da un software esterno che era basato su Database SQL Server. Ecco che la procedura VBA che è stata costruita è una procedura suddivisa in più function, all'interno delle quali ogni function ha uno specifico obiettivo. Ogni function e varie function sono state aggregate all'interno di uno specifico modulo in modo tale da poter avere una struttura di codice più leggibile, non tanto più performante, ma proprio più leggibile. All'interno di questo progetto sono state inserite quindi più moduli all'interno dei quali, o all'interno di ognuno di essi, ci sono più function. Nel momento in cui noi apriamo l'editor di Visual Basic, e vi ricordo che Alt F11 è un modo per accedere all'editor di Visual Basic, la macchina nell'elenco dei progetti visualizza quelli che sono tutti i progetti attivi, quindi tutti i file fondamentalmente aperti, più il progetto globale. E all'interno del progetto globale, nel mio specifico progetto globale, sono stati inseriti vari oggetti, dei form, che permettono di interfacciarsi verso l'utente e di chiedere informazioni all'utente, e dei moduli che permettono di, come dicevo, inserire codice all'interno delle varie subroutine in modo tale da poterlo eseguire e riutilizzare. La suddivisione in moduli è solo un discorso di, non è solo un discorso di aggregazione di codice comune, ma è anche un discorso di gestione delle variabili. Nello specifico, io ho costruito un modulo di funzioni generiche. Nel modulo di funzioni generiche sono andata ad inserire quelle funzioni di utilità generali che possono servire in qualsiasi applicazione, ad esempio estrarre l'estensione di un file, ad esempio verificare se un file esiste in una cartella, ad esempio verificare se una cartella esiste e quant'altro. Vi ricordo che per andare a leggere il contenuto di un modulo si fa il doppio clic sul modulo stesso. All'interno del modulo voi potreste avere una visualizzazione di una sola function o di una sola subroutine, oppure di tutte le function e subroutine presenti inserite in ordine alfabetico. La differenza la trovate selezionando la visualizzazione di singola routine, che è questo pulsante, o di selezione di tutte le routine, che è il pulsante a modulo intero, viene chiamato, che è il pulsante a destra. Nel momento in cui noi visualizzassimo solo una singola routine, abbiamo comunque la possibilità di andare a leggere l'elenco delle routine presenti e andare a selezionare quella che ci interessa visionare o modificare tramite la combo che è in alto a destra, che è chiamata routine. Nel momento in cui clicchiamo su questa combo, noi leggiamo l'elenco delle routine presenti in questo modulo e possiamo andare a definire quella che ci interessa. Quindi vogliamo andare a leggere la routine che si chiama OpenDir, che apre una directory, clicchiamo e automaticamente scopriamo che l'istruzione che serve ad aprire una directory è l'istruzione shell, alla quale sono state inserite a destra delle informazioni che gli specificano qual è il percorso che deve essere fatto. Path destinazione è una variabile che è stata costruita e che passerà a questa subroutine quello che è il percorso che deve essere aperto, quindi la directory che deve essere aperta. Se andassimo a vedere copia dir, questa funzione fa semplicemente la copia di una cartella da un'origine a una destinazione. E ovviamente l'origine e la destinazione sono due argomenti che vengono passati alla function stessa. Quindi, ogni qualvolta si decide di costruire una function che deve avere in input determinati argomenti per poter eseguire correttamente quello che è l'obiettivo, è necessario, oltre a scrivere il nome della function, inserire tra parentesi rotonde quelli che sono gli argomenti che devono essere passati.
e ogni argomento deve essere dimensionato, cioè ad esempio origine è testo, destinazione è testo. Le function possono ritornare, ritornano un risultato e a destra degli argomenti, a destra della chiusura della parentesi rotonda degli argomenti, generalmente si inserisce il tipo di ritorno che la function stessa propone. Quindi questa function, che si chiama copyDir, che ha lo scopo di copiare una directory, chiede in input un'origine, chiede un input la destinazione e ritorna un risultato di tipo booleano, cioè true o false. Nei momenti in cui io ho inserito gli argomenti di input e l'argomento di output, dovrò andare a scrivere all'interno quello che è il tipo di operazione che deve essere fatto. In questo specifico codice io ho utilizzato anche la gestione dell'errore, degli errori di VBA, che è un costrutto che inizia con un error go to e a destra di un error go to la macchina chiede che venga inserito un testo, un segnaposto, che permetterà, nel caso di errore, a questa funzione permetterà di saltare alla gestione degli errori. La mia gestione degli errori in questo caso si chiama in questo modo e al di sotto del codice della function c'è appunto un'indicazione di dove, della posizione nella quale in caso di errore la function deve saltare. E nel caso di errore io vado a verificare se il codice d'errore è diverso da zero, che vuol dire che c'è un errore, e poi espongo l'errore che è stato generato. Ritorno un valore false alla funzione copyDir. Abbiamo detto che la funzione copyDir doveva ritornare un booleano. Io gli ritorno false perché non è andata a buon fine l'operazione. Mentre se l'operazione viene eseguita ed ha esito positivo, io gli ritorno true. Quindi, anche semplicemente per scrivere una riga di codice che fa la copia da una cartella a un'altra, io vi consiglio di andare sempre a inserire la gestione degli errori in modo tale da poter tracciare e monitorare gli errori stessi, in modo tale che l'applicazione non crashi, ma vi segnali un messaggio di errore. Io spero che questa piccola introduzione sulla gestione degli errori sotto VBA in Project vi possa aiutare a strutturare il vostro codice in maniera più professionale e soprattutto che gestisca gli errori. Io vi saluto, vi ringrazio. Se vi è piaciuto, condividete, lasciate un like e se volete ulteriori informazioni, contattatemi. Ciao ciao!